È talmente bella la Val d'Agri che doveva diventare un parco nazionale. Poi si scoprì il petrolio, un giacimento che ai prezzi attuali vale più di 50 miliardi di euro. E niente fu come prima. Da questa parte erano tutti vigneti, dove la casa, tutte queste zone qua, anche da questa parte erano vigneti. Però oggi purtroppo, avendo una fiaccola che diciamo sputa olio, non c'è più smercio di né vino né uva. Quando va il centro olio va in blocco. Sì. È come fosse una minima scossa di terremoto, e queste sono le evidenze delle scosse che. C'è questa crepa. Prego. Quindi lei, Pasquale, ha lavorato per da 6 mesi, lavora nel petrolio. Prima dove lavorava? Prima lavoravo sempre, diciamo, nell'ambito del petrolio, però facevamo le ricerche con la sismica. Sempre dipendente dell'ENI? No, sempre ditte appaltatrici. Sempre ditte appaltatrici. Sempre con contratto fisso? Sì, sempre con contratto a 6 mesi, a 4 mesi, sempre con questi contratti qua. Ma se non ci fosse stato il petrolio, lei che lavoro farebbe? Facevo il contadino, come lo facevo prima di arrivare il petrolio, senza vergogna. Scrivi petrolio e leggi ricchezza. Ma in Basilicata basta avere un lavoro per sentirsi ricco. I tecnici del petrolio vengono tutti da fuori. E i locali? Contratti a 6 mesi. Si sa, insomma, c'è il rischio che qua sotto non ci sia nulla. No. Quando si fa una cosa del genere, comunque è sicuro che c'è. In Italia difficilmente si perfora e si va a secco. Io dico, c'è 1 miliardo di barili di petrolio sotto la Basilicata, ho letto. Le difficoltà qui sono principalmente sono logistiche, in quanto bisogna raggiungere profondità notevoli, in quanto noi i serbatoi li troviamo sempre a profondità dell'ordine 3-4 mila metri e dobbiamo attraversare una successione stratigrafica non facile da attraversare durante la perforazione. Com'è lavorare qua? È dura? No, è bellissimo. Fa un bel freddo? No, si sta bene. Si sta bene? Sì, sì. Se si è attrezzati si sta molto bene. Lei cosa fa qua? Turista. E quanta gente è che ci lavora dentro? Saremo una trentina, diciamo, più o meno, attorno. Di giorno e di notte, 15 giorni pure. 15 giorni di fila? Di fila, cioè abbiamo soltanto 24 ore di stacco. Non esiste sabato, domenica, niente, feste, niente. Pagano bene almeno? Sì, a pagare pagano. Quanto guadagna lei, ce lo può dire? 1.700, 1.800. Ci diceva qualcuno giù in paese che in realtà poi è il lavoro di 6 mesi, in 6 mesi dovete licenziarvi? Sì, ci fanno licenziare, poi se c'è il lavoro ci chiamano, se non c'è il lavoro stiamo a casa. Ma quindi se vi fanno licenziare voi non avete poi la disoccupazione? No, se ci fanno licenziare ci assumono un'altra volta. Sì. Se invece ci licenziano loro possiamo fare la domanda di disoccupazione. E questo è un pozzo? Sì, un pozzo di petrolio. Che fase è questa? Questa è la fase di prova, stanno facendo la prova produzione, hanno finito di trivellare e provano la qualità e la capacità del pozzo. Ah. La qualità del petrolio e la capacità del pozzo. Che impressione le fa vedere questo mostro di 60 metri? Non c'entra niente con questa zona. Ma questo petrolio che influenza ha nella politica? I politici per poter mandare a lavorare le persone devono fare pressione sulle varie ditte che lavorano sotto l'ENI. Un esempio, se un condotto deve passare per il proprio comune gli crei problemi ritardando le concessioni affinché non ti prendano qualche operaio. Una ditta che deve fare un lavoro deve assumere almeno una parte di manovalanza, nella maggior parte dei casi è manovalanza, del posto. E sono stato sempre raccomandato, non sono andato mai a lavorare per le qualità che io ho. Scrivi petrolio e leggi sviluppo. L'oro nero viene prima estratto e poi avviato a Viggiano, al centro Oli che sta proprio nel cuore dell'area industriale. Una chiesa in un deserto, che ha visto scomparire prima gli aiuti del terremoto dell'80
e poi la politica delle aree di sviluppo del governo Berlusconi. Rischiamo anche noi di andare a casa. Cioè una delle uniche due attività produttive che sono qua rischia anche quella di morire. Denuncia crisi tutti i giorni e metto in cassa integrazione perché comunque la realtà è quella che è, non riesce a rimanere competitivo sul mercato per i costi aggiuntivi che c'ha sia dell'energia, ed è un paradosso perché ce ne abbiamo e la buttiamo, e per quanto riguarda i trasporti. Loro hanno perforato, alla fine poi il risultato qual è? Hanno messo un centrale con cui i dipendenti sono l'80% dell'Enio, dell'Agip che già lavoravano da loro, e la realtà è quella che noi non abbiamo nessuna prospettiva. All'inizio c'è stato un periodo in cui ci sono state delle assunzioni, ma adesso è ritornato tutto come prima, perché la gente specializzata è rimasta a lavorare e la manodopera presa nel posto e senza lavoro è stata licenziata. Per estrarre, le compagnie versano alla Basilicata le cosiddette royalties, un tot a barile. La Basilicata, Texas d'Italia. E diciamo che su questa cosa tutti quanti noi della Val d'Agri ci abbiamo un attimo creduto. Abbiamo pensato che veramente il petrolio avrebbe portato sviluppo, lavoro e tranquillità. La realtà è che oggi abbiamo i giovani, e lo diciamo Presidente, lo so, è sempre la stessa storia, ma questa è la realtà, che i giovani vanno via praticamente, e a differenza di prima non vanno via soltanto i giovani, ma si portano dietro le famiglie. Io vorrei sapere come è possibile, cioè, che un ente, la Regione, faccia un accordo con una multinazionale quale l'ENI sul punto di estrazione del petrolio di Viggiano e dia la possibilità a questo ente di controllare la quantità di petrolio che estrae. Cioè praticamente c'è una situazione in cui il controllore e il controllato sono la stessa persona. Chi controlla il numero dei barili? Se in Italia è tutta la mafia, ma chi controlla la quantità con procedure che sono obbligatorie per norma è un ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico che si chiama UNMIC. Che in Basilicata non c'è. Ma no, il fatto che non c'è in Basilicata non è quello il problema. Qual è il progetto della regione sullo sviluppo? È legato al petrolio, è legato al turismo, è legato all'ambiente, è legato a che cosa? Lei sta dicendo dei punti che dovevano essere realizzati dopo che l'ENI arrivava a un livello di produzione, che era quella di produrre 104.000 barili al giorno. Ad oggi non produce tanto. Ma ci sono scuole che stanno chiudendo perché non ci stanno più i bambini. Non è che se ne vanno, ne nascono un po' di meno di quanti ne muoiono. Pure voi siete in crisi? Sono solo disoccupati da domani. Domani faremo l'ultimo giorno. Siete in mobilità, in cassa integrazione? No, siamo che il nostro titolare ci ha detto non ho più soldi, non vi posso fare nulla. Il più grande fallimento industriale in Val d'Agri è a firma del governo Berlusconi. C'è un'azienda che domani mattina chiude. Sono le aziende sbagliate che hanno fatto venire quelli che poi criticano. Comunque io so solo che fra un mese la bolletta del gas la pagherò al nord, perché qui non c'è lavoro. I campi sono dall'altra parte. I campi sono qua e dove ho fatto la produzione dei fagioli sono un po' distanti da qua. Abbiamo fatto la costruzione e in più abbiamo cercato di coltivare un po' di terreni, ma visto l'esperienza e la mancanza di aiuti da parte degli enti per l'agricoltura, no, non ne vale la pena muoversi in questo senso. Lavora solo mio padre, abbiamo già un mutuo con la banca che noi appena riusciamo a pagare. E come campate, Antonio? Un po' con la pensione dei nonni, un po' con lavori così a nero, alla giornata, come capita. Abbiamo zappato con mia figlia. Lei e sua figlia avete coltivato i terreni? Sempre. Quanti ettari avete fatto a mano? 4 o 5 ettari. Fagioli, patate, pomodori. Quindi comunque in realtà lavorate tutti, faticate tutti in questa casa. E a fine mese però ci avete solo lo stipendio del papà. Lo stipendio di mio padre. Ma vale la pena fare tutta questa fatica? Purtroppo no, però per sopravvivere bisogna lavorare. Non si può andare avanti così. Chi tiene tanto bene e chi non tiene niente. Però tutta la zona è stata metanizzata, arriva il metano in tutte le case, no? Anche non solo in paese, ma qua da noi in campagna. In paese no, sì, ma in campagna da nessuna parte. Cioè qui in questa casa in voi questa vi riscaldate solo con la legna? Sì, anche nel contorno il metano non c'è.
non ce l'hanno portato. Passa anche di qua il metano. Ci sono i condotti che ci passano qui sotto, ma nelle case no. Non hanno fatto gli allacci in campagna. Dai pozzi il petrolio raggiunge attraverso centinaia di chilometri di tubi il centro Oli, dove viene pulito dall'acqua e dal gas. Poi viene intubato di nuovo e tramite un altro oleodotto raggiunge Taranto per essere raffinato e diventare benzina. Scrivi petrolio e leggi emergenza energia. Al diavolo il parco, i fagioli Sarconi e l'agriturismo.